Ha toccato anche il VCO l'indagine della GDF calabrese su persone legate all'Andrangheta che percepivano il reddito di cittadinanza. Provincia del VCO unita nel chiedere al Consiglio regionale e alla Regione l'approvazione della specificità montana. Mercati regolari a Omegna e Verbania nel capoluogo cusiano, appuntamento domani a Pallanza intra venerdì e sabato. Domodossola studia come ridisegnare il mercato cittadino, cambierà disposizione in particolare in via Rosmini. È un 22enne di Omegna l'autore delle scritte blasfeme ritrovate ad aprile sui muri della chiesa parrocchiale. Fabbrica fa tappa questa settimana in Ossola, a Domo, alla International Chips, fiore all'occhiello dell'industria locale. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizia che si apre come sempre dandovi gli ultimi aggiornamenti dalla fronte pandemia. Sono 13.094 i pazienti guariti quest'oggi in Piemonte, 3.922 in via di guarigione. Tradotto a livello locale nel VCO i guariti sono 622, vuol dire 12 in più di ieri. Nel novarese i guariti sono 1.153 più 36. I decessi complessivi in Piemonte hanno raggiunto i 3.700. 118, nelle ultime 24 ore nuovi morti sono stati 21, complessivamente da inizio epidemia nel VCO hanno perso la vita 125 persone, se ne registra uno in più rispetto al dato di ieri. Nel novarese i morti sono 319, 8 in più rispetto alla giornata di martedì. I contagiati in regione risultano 29.885, vuol dire 158 in più rispetto a ieri, 2.632 nel novarese, stabile invece il dato nel VCO che conta ad oggi 1.100 contagiati. I ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte sono 96, quelli invece negli altri reparti 1.513. Ci sono ancora molte persone in isolamento domiciliare, vale a dire 7.542, mentre i tamponi diagnosticati finora processati sono 264.624. Ed ora invece siamo alla cronaca, perché ha toccato anche il VCO l'operazione denominata Mala Civitas della Guardia di Finanza di Reggio Calabria su persone e vicine ad ambienti indranghetisti che percepivano, pensate, il reddito di cittadinanza. Ha raggiunto anche il VCO l'operazione della Guardia di Finanza di Reggio Calabria Mala Civitas, che ha portato alla denuncia di oltre 101 boss e gregari delle principali cosche di 'ndrangheta calabresi che hanno richiesto e riscosso il reddito di cittadinanza per circa 500.000 di euro. Nella rete dei finanzieri sono finiti elementi di spicco delle cosche di Gioia Tauro, delle Endrine, Regine, dei Tegano e Serraino, ma anche capi bassone della Locride, appartenenti ai commisso Rumbo Figlio Meni di Siderno, Cordì di Locri, Manno Maiolo di Caolonia ed Agostino di Canolo. Tutti sono stati segnalati all'INPS per l'avvio del procedimento di revoca dei benefici ottenuti e il recupero di somme già elargite per circa 516.000 euro. L'erogazione del sussidio avrebbe comportato fino al termine del periodo di concessione previsto un ulteriore sborso per 470.000 euro. Le indagini svolte dai finanzieri hanno inizialmente interessato una platea di oltre 500 soggetti gravati da pesanti condanne passate in giudicato per reati riferibili ad associazione di stampo mafioso e hanno interessato le procure di Reggio Calabria, Locri, Palmi, Vibo Valentia e anche di Verbania. I boss e i gregari individuati risultano essere organici alle maggiori cosche della provincia di Reggio Calabria, con diramazioni anche in altre realtà del paese e ruoli gerarchici diversificati all'interno delle loro corsorterie. Blitz dei carabinieri del nord di Verbania all'alba di oggi a Luino nell'ambito dell'indagine che qualche giorno fa aveva portato al sequestro di 4,5 kg di marijuana nella casa di un 29enne già noto alle forze dell'ordine, che era però riuscito a sfuggire all'arresto. Questa mattina i militari verbanesi, in collaborazione con i colleghi di Luino, su decreto del PM, hanno sequestrato 13 cellulari ai familiari del giovane. Inoltre hanno arrestato la fidanzata, una 29enne trovata in possesso di marijuana, cocaina e hashish. Le indagini vanno avanti e forse dai contatti dei parenti sarà possibile risalire a dove si è nascosto il ricercato. Cambiamo argomento, andiamo all'appello lanciato in queste ore dalla provincia del VCO, che chiede alla Regione Piemonte sostanzialmente di approvare la legge che dispone la specificità montana per il nostro territorio, dunque i fondi dei canoni idrici.
Si avvicendano le amministrazioni, cambiano i colori politici, ma i problemi restano sempre gli stessi, almeno per il VCO. Se è vero che questa mattina da Viale dell'Industria Verbania è partita una nuova lettera alla Volta di Torino per sollecitare l'arrivo in aula e relativa discussione della proposta di legge numero 59, inerente cioè al riconoscimento della specificità montana per il verbano Cusiossola. L'appello è corale, la missiva porta la firma, oltre che del presidente Lincio, anche dei capigruppo di maggioranza e opposizione, Albertella e Gnocchi. Copia della lettera è stata inviata a tutti i gruppi che siedono nel parlamentino piemontese, al governatore Cirio, al presidente dell'assemblea di Palazzo Lascaris, all'ASI e al consigliere regionale Alberto Preioni. La questione non è banale: senza il trasferimento dei fondi dei canoni idrici già introitati dalla regione Piemonte, la provincia del VCO non può approvare il bilancio 2020. Da Fondotoce parte dunque un nuovo grido d'allarme all'indirizzo di Via Alfieri e Piazza Castello a Torino. L'introito dei canoni, spiegano Arturo Lincio, Gian Domenico Albertella, Maria Rosa Gnocchi, è condizione fondamentale per la predisposizione del documento contabile, che deve essere approvato entro il 30 giugno. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata al mercato, già perché da domani torna quello di Omegna, si svolgerà senza l'obbligo di autocertificazione ma con un controllo del numero di accessi che saranno garantiti sia per chi arriva da Bagnella sia per chi proviene da Lungolago Gramsci, obbligatoria ovviamente la mascherina. Gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile vigileranno sul numero di accessi, che abbiamo quantificato in 150 per mantenere ampi margini di sicurezza tra le persone, spiegano dal comune. Nei banchi dove è prevista la manipolazione della merce, come nel caso dell'abbigliamento, saranno gli stessi ambulanti a dotare gli utenti dei guanti. L'invito è evitare per quanto possibile l'orario centrale della mattinata e approfittare della sospensione dei parcheggi a pagamento o regolamentati con disco orario per recarsi a piedi all'appuntamento del mercato settimanale. Si ricorda infine che a causa dei lavori di circolazione in via Comoli, di cui vi parleremo più avanti, sarà eccezionalmente percorribile come senso unico a scendere. E ora invece parliamo del mercato a Domodossola. A Domodossola gli uffici comunali sono al lavoro perché il mercato nella sua veste tradizionale non potrà tornare così almeno presto, perché occorre rimetterci mano per tener conto di quelle che sono le nuove disposizioni a seguito del coronavirus. E allora andiamo a sentire qual è la situazione. A Domodossola, per vedere il mercato al completo con le sue 170 bancarelle in piazza, bisognerà ancora attendere almeno fino a fine mese. In queste settimane gli uffici comunali sono al lavoro per studiare una nuova sistemazione. L'attuale disposizione non garantirebbe clienti e ambulanti, soprattutto per i banchi, generalmente posizionati in via Rosmini, e con ogni probabilità andrà ridisegnata anche la mappa mercatale di Piazza Mercato. L'ufficio tecnico, piantina alla mano, cerca in queste ore di far combaciare metrature ed esigenze di ambulanti e commercianti fissi. Il sindaco Lucio Pizzi ha già annunciato che a lavoro ultimato sarà avviato un confronto con i rappresentanti degli ambulanti. Dall'incontro emergerà la soluzione definitiva. Sabato prossimo dunque in piazza ci saranno ancora solo gli agroalimentari, con una variante: torneranno anche gli ambulanti che risiedono fuori dai confini del verbano Cusiossola. I controlli della polizia municipale, quelli sì, rimarranno. Mascherine e distanze sociali continueranno ad essere obbligatorie. Il mercato sarà composto da 33 banchi che saranno dislocati fra Piazza Ex Carceri, Dell'Oro, Convenzione e Ruminelli. Al loro interno si potrà trovare frutta e verdura, salumi, formaggi, polleria, pescheria. Ancora un giro di stop per tutte le altre categorie. E anche a Verbania ritornano i mercati cittadini con tutti i banchi. Per assicurare il rispetto delle distanze sono stati ridisegnati gli spazi e si raccomanda l'uso della mascherina. Si ricomincia venerdì a Pallanza e sabato a Intra. Pochi cambiamenti a Pallanza, mentre a Intra i viali interni saranno molto più larghi grazie alla rinuncia degli ambulanti al doppio stallo. Saranno anche posti varchi in entrata e in uscita per controllare la situazione. Sorveglieranno sia la protezione civile che la polizia locale. Un risultato ottenuto con un confronto proficuo tra l'ufficio SWAP del comune, la polizia locale, gli assessori Comoli e Rabaini e i rappresentanti degli ambulanti.
Ora invece vi parliamo, vi riportiamo su una notizia che aveva fatto clamore nel mese di aprile, ovvero le scritte blasfeme ai danni della chiesa parrocchiale di Omegna. Ebbene, la polizia ha individuato il responsabile. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile delle scritte blasfeme che erano apparse qualche settimana fa sui muri della casa parrocchiale di Omegna. Si tratta di un 22enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Lo stesso avrebbe compiuto altri gravi atti, come urinare in un confessionale della collegiata di Sant'Ambrogio, fatti che avevano suscitato comprensibilmente sconcerto e indignazione nella comunità omegnese. Le indagini erano partite immediatamente e sono state svolte dagli uomini del vicequestore Mauro Patera in collaborazione con la polizia locale di Omegna. Sono state utilizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stata inoltre eseguita una perquisizione che ha permesso di raccogliere prove importanti. Il 22enne è stato così denunciato alla procura per i reati di imbrattamento e di vilipendio della religione. L'impianto di videosorveglianza installato nel centro storico di Domodossola ha aiutato gli agenti della polizia locale ad individuare i responsabili del danneggiamento di una bicicletta avvenuto inizio mese in piazza Chiossi. Il mezzo era parcheggiato in una delle rastrelliere della piazza alle spalle del salotto cittadino. Le telecamere hanno immortalato i tre autori, i tre ragazzi ed altri ragazzini che pur assistendo alla scena non sono intervenuti per evitarlo. Gli autori sono stati denunciati al Tribunale dei Minori di Torino per danneggiamento aggravato. Tutti e tre hanno deciso di riparare al danno acquistando e consegnando alla signora proprietaria della bicicletta un nuovo mezzo. Ed ora siamo al consueto spazio del mercoledì con il mondo dell'imprenditoria locale. Oggi le nostre telecamere vi portano a Domodossola all'interno di un'azienda che fiore all'occhiello dell'economia locale. Stiamo parlando della International Chips. Oggi Fabrica entra in International Chips, una realtà produttiva che realizza prodotti per la lucidatura dei metalli e lo fa con brevetti unici e innovativi a livello internazionale. Ma cosa sono esattamente i chips e soprattutto a cosa servono? Beh, entriamo insieme per scoprirlo e incontriamo Alessia Sarazzi, amministratore delegato di International Chips. International Chips lavora nel campo della finitura e della microfinitura dei materiali. È attiva su questo mercato dal 1975. Che cos'è la microfinitura e cosa sono i chips? Allora, i chips, meglio chiamarli preformati plastici abrasivi per non confonderli con le patatine, sono dei sassi artificiali dove resine e cariche abrasive vengono mescolate per lucidare, finire, abbradere pezzi che quotidianamente si trovano nelle nostre case, sui nostri luoghi di lavoro, eccetera. Se pensiamo a qualsiasi pezzo, dalla forchetta agli occhiali, a particolari invece più tecnici, chiaramente non possono venire utilizzati nel momento stesso in cui vengono prodotti o stampati, ma hanno bisogno di un'ulteriore finitura. Questi chips, dentro nei burattini, insieme all'acqua, danno appunto queste caratteristiche di finitura. Ora, con un altro progetto molto importante per International, abbiamo anche ideato un chips che non lavora con l'acqua, ma lavora a secco. Per voi che siete abituati ai cambiamenti, ai progetti di sviluppo, questa condizione vi porta a ripensare i vostri modelli per il prossimo futuro? L'emergenza Covid ci ha costretto a una lunga chiusura. Purtroppo il nostro codice tipico della produzione abrasivi non rientrava in nessuno degli elenchi e quindi siamo rimasti chiusi praticamente dal 25 marzo al 4 maggio, salvo alcune sporadiche spedizioni di materiale prodotto precedentemente. Un mese di chiusura è un mese importante, un mese difficile da sostenere. Inoltre, quando siamo rientrati, gran parte dei primi momenti li abbiamo dovuti dedicare ai protocolli, alle procedure per rendere l'azienda un luogo salubre per gli operai che rientravano a lavorare. Le procedure e i protocolli sono tanti: il distanziamento sociale, le mascherine, le colonnine, numerosi cartelli, le informazioni a tutti. Diciamo che noi ci abbiamo lavorato perché crediamo che anche l'azienda deve essere un posto sicuro dove poter passare gran parte del tempo. Adesso come siamo messi? Adesso gli ordini stanno ricominciando ad arrivare, non abbiamo la fila fuori dalla porta purtroppo,
gli ordini arrivano abbastanza col contagocce, perché sicuramente prima che la filiera si metta in moto ci vorrà del tempo. Stiamo lavorando anche implementando quello che è lo smart working, quindi alcuni nostri ragazzi, soprattutto i commerciali eccetera, lavorano da casa, lavorano con la tecnologia che ci permette di non essere tutti insieme in azienda. Abbiamo aderito alla CIGO, quindi alla cassa integrazione. Questo sicuramente ci permetterà di arrivare, speriamo a giugno, speriamo alla fine di giugno, con gli ordini di nuovo nel cassetto per poter poi iniziare a lavorare veramente al 100%. E ora noi parliamo di lavori pubblici al VIA in via Comoli a Omegna. Un altro importante intervento di asfaltatura sulle vie di Omegna, dopo via Mazzini dove si continua a lavorare, chiusa per un mese e mezzo via Comoli, adesso si comincia a lavorare nel primo tratto. Sì, qui partiamo col progetto Asfalti 2019, andiamo ad asfaltare questa strada molto importante, la via Comoli, che tanti anni che aspettavano questa manutenzione straordinaria. Divideremo l'intervento in tre fasi, in tre step. Il primo step comprenderà dall'incrocio con lungo lago Gramsci fino alla rampa Santa Lucia, che dovrà essere finito nel giro di 10 giorni, altri 10 giorni dalla rampa Santa Lucia fino alla via Curotti, e termineremo poi dalla via Curotti fino alle 4 strade. Perciò riusciremo a completare proprio un'asfaltatura totale della via Comoli. Chiusa il traffico anche via Fossalone, dove saranno necessari anche lì degli interventi di manutenzione straordinaria. Sì, oggi è chiusa il traffico perché essendo la fine della strada il cantiere dei lavori della via Comoli, però in futuro verrà chiusa perché lì saranno previsti degli interventi, dovremo andare a tra virgolette a cercare una perdita d'acqua presente sui sottoservizi della raccolta delle acque piovane. Ecco, tanti hanno detto che non si poteva dividere i cantieri in maniera che non fossero tutti contemporanei, quindi adesso si sta lavorando in via Mazzini, in via Comoli, in via Fossalone. Sono dispiaciuto che non si è potuto farli da marzo e aprile questi interventi, quando c'era la chiusura totale tra virgolette dell'Italia, però ci sono le imprese che hanno in appalto questi interventi, non si sentivano tra virgolette sicuri, c'erano discorsi di misure di sicurezza da intraprendere, perciò si è voluto aspettare il 4 maggio per poter riaprire tutto. Grazie ad un finanziamento europeo, il comune di Casale Cortecerro è riuscito a cofinanziare un progetto che prevede l'ampliamento della copertura Wi-Fi in paese. Una buona notizia per i residenti di Casale Cortecerro e non solo, anche per i turisti. Infatti, grazie a un bando europeo che l'amministrazione ha vinto, è arrivato un cofinanziamento per rendere utilizzabile la navigazione Wi-Fi in diverse zone del comune. Sì, esattamente. Grazie a questo bando europeo al quale abbiamo partecipato negli scorsi mesi siamo riusciti ad aggiudicarci questo bando di 15.000 euro che ci ha consentito di installare in 6 ampie zone del nostro territorio una rete Wi-Fi completamente gratuita, senza bisogno di password, che permetterà quindi di accedere con qualsiasi tipo di dispositivo, come può essere un telefono cellulare, un tablet oppure anche un computer, da chiunque si trovi nei pressi della connessione di hotspot. È davvero una cosa molto importante. Noi abbiamo creduto moltissimo in questo genere di iniziativa partecipando a questo bando, in Italia, questa chiamata del bando, in Italia sono riusciti a vincere solamente 140 paesi piccoli e medi, e quindi è anche motivo di soddisfazione essere riusciti ad installare questa rete. Come hai detto giustamente, si tratta di un servizio che potranno utilizzare tutti i nostri cittadini, ma anche le persone che arrivando a Casale Cortecerro potranno connettersi liberamente e quindi godere di tutti i servizi di una connessione libera e gratuita. Anche perché nei tempi odierni a rimanere connessi è fondamentale. Sì, assolutamente. Ormai i telefoni, computer e tablet fanno parte della nostra quotidianità. Questo è un progetto dell'Unione Europea proprio volto a dare la possibilità al maggior numero di cittadini dell'Unione Europea di riuscire ad accedere ad una connessione, in special modo in
quei territori che per morfologia magari sono un pochettino più svantaggiati oppure non hanno diciamo connettività così importanti come possono essere le aree metropolitane. Lutto nella comunità religiosa del Cusio. Si è spento all'età di 87 anni Don Antonio Spezia. Era stato parroco per molto tempo della comunità religiosa di Madonna del Sasso. I funerali di Don Antonio Spezia si terranno nella giornata di venerdì a Crusinallo di Omegna, dove l'ex parroco era nato. Ordinato prete a Novara nel giugno del 1958, nel suo ministero ha accompagnato per lungo tempo anche le comunità religiose di Boleto e di Artò. Prezioso è stato anche il suo impegno al servizio del santuario della Madonna del Sasso. Ed ora invece vi raccontiamo una storia che ha un lieto fine e che ha un piccolo animaletto al centro di questa vicenda. È un airone cinerino salvato nelle scorse settimane dagli agenti della Polizia Provinciale del Verbano Cusiossola e come sempre è stato affidato alle cure del veterinario Calligaric. Un'altra bella storia a lieto fine arriva dal veterinario dottor Uberto Calligaric e dalla Polizia Provinciale. Nel Parco Pallavicino di Stresa, ricordiamo aperto al pubblico dal 4 maggio, è stato il primo sito Borromeo a tornare in attività, gli agenti della Polizia Provinciale, Alberto Scarsetti, Daniele Bendinelli e Mauro Di Pietro, dopo la verifica funzionale del tunnel di involo del parco, hanno liberato un esemplare di airone cinerino. L'animale era stato soccorso il 15 aprile scorso per una frattura all'ala destra ed è stato curato a San Bernardino Verbano dal dottor Calligaric con l'aiuto della moglie Alessandra. L'airone ha recuperato completamente la capacità di volo e si è diretto con decisione verso il Lago Maggiore e verso la sua nuova vita. Da segnalare pure la liberazione, sempre ad opera della Polizia Provinciale e dopo le cure veterinarie, di un capriolo femmina adulto, soccorso a Masera lo scorso 7 maggio dagli agenti Croppi e Taffi, dopo essere stato investito da un veicolo. E ancora dimissioni per un riccio, ferito e soccorso dall'agente Lorena Croppi l'11 maggio. Ecco il piccolo paziente nella sua gabbietta provvisoria. Anche lo spinoso animaletto, dopo le cure degli amici umani, è tornato in libertà nei boschi. Ed ora apriamo una piccola parentesi dedicata alla nostra programmazione perché vediamo insieme ora le anticipazioni della puntata settimanale dell'Infinito dentro un bisogno, appuntamento del CST in onda come sempre giovedì alle 18 con repliche nella giornata di venerdì alle 13 e poi ancora alle 21.30. In questa puntata dell'Infinito dentro un bisogno incontreremo una realtà decisamente conosciuta sul nostro territorio, la Onlus, il cantante della solidarietà di Salvatore Ranieri, che oltre a continuare diciamo, la sua attività ordinaria di donazione di carrozzine e presidi sanitari ad ospedali ed istituti sanitari e residenze per anziani, ha in questa fase di emergenza anche attivato un importante servizio di consegna e distribuzione di beni di prima necessità, facendo anche rete con associazioni ed enti del territorio. Andremo poi anche a conoscere altre progettualità che sono state approvate con il bando Centro Servizi che quindi vedranno il via sui nostri territori nelle prossime settimane. Vediamo allora una piccola anticipazione della puntata che ci aspetta. Il progetto Connessi e Consapevoli, finanziato dal Centro Servizi Territoriale, mira a stimolare attraverso il pensiero critico le nuove generazioni. La scuola è scarsamente preparata, questo ci dicono le ricerche nazionali, per affrontare percorsi di media education e per stimolare i giovani a quella che è l'alfabetizzazione digitale. L'emergenza Covid-19 inoltre ha messo in luce alcune criticità. I giovani sono più reattivi di fronte alle fake news e quindi proprio attraverso le nuove generazioni vogliamo far arrivare un messaggio di criticità, di pensiero positivo per informarsi nella maniera corretta attraverso i canali ufficiali.
Vi aspettiamo, L'infinito dentro un bisogno, giovedì alle 18 su Azzurra TV. Grazie naturalmente a Manuela, io vi ricordo anche altri appuntamenti sempre sulla nostra emittente, quello mattutino alle 10 con Fiabe Quotidiane, un appuntamento per i più piccoli, e poi alle 13.30 nel primo pomeriggio l'appuntamento è sempre con Over TV, non perdetevi dunque questi appuntamenti. Prima dei saluti io invece vi do un'ultima notizia di sport, perché è arrivato lo stop definitivo ai campionati di calcio dilettantistico, mentre a sorpresa il Consiglio federale ha scelto di far proseguire anche la Lega Pro insieme alla Serie A e alla Serie B. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, non ci sono aggiornamenti, io mi fermo qui. Vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti potete consultare il nostro sito all'indirizzo vcazzurratv.it, poi ci sono le pagine social. Grazie per essere stati con noi e naturalmente buon proseguimento.